Finalmente il sorriso è ritornato sullo sguardo del nostro presidente Mauro Castelli. Allora, una partita veramente intensa, sia nel gioco, nella qualità del gioco. Il mister ancora non è contento, il coach non è contento del gioco, della coralità del gioco, però noi abbiamo visto una squadra veramente proiettata verso la vittoria finale con grande entusiasmo, con grande determinazione, quindi siamo nella strada giusta. Poi chiaramente tutto non si può avere, però abbiamo avuto un risultato che poteva anche essere messo in dubbio dai giocatori avversari. Sì, siamo contenti perché ovviamente era fondamentale vincere questa partita in casa, perché sennò sembrava di vincere fuori. Siamo una squadra fuori casa, ma una squadra fortissima, in casa un po' meno. Ho ascoltato le dichiarazioni di Marco Evangelisti, sono pienamente d'accordo con Marco. Siamo contenti che abbiamo vinto, ma ancora non ci siamo, perché prima cosa dobbiamo fare i complimenti a Livorno, perché è veramente una squadra molto molto ben attrezzata, ci ha fatto veramente patire, non siamo mai riusciti ad andare sopra i 10 nonostante tutto, ci facciamo ancora troppi errori, però diciamo che era importante. Ovviamente se giochiamo una squadra un pochino più forte di Livorno con questa caratteristica, non so se sarà così facile vincere. Quindi è vero oggi che mancava Giovanni Ghini, un playmaker, un ragazzino nostro molto, molto interessante, che comunque devo dire che è stato sostituito benissimo da Carlino Provenza, che ha fatto una grandissima partita. Quindi diciamo che ci vuole forse ancora un po' di tempo per poter avere il massimo da questa squadra. Forse le prime partite amichevoli sono state un po', diciamo, di partenza forte, poi ci siamo un po' adeguati e ora vediamo che, come dice Marco, dobbiamo ritirare fuori quello che ancora non siamo. Quindi bene così, ripeto, complimenti a tutti, però ancora secondo me si può fare molto meglio.